ufficialmente questo quarto incontro dell'edizione 2018-2019. Gli ammonimenti di rito riguardano il fatto che questo incontro, come tutti gli altri, viene ripreso da Liberi TV, che ringraziamo nella persona di Gianni Colaccione, che poi realizzerà anche le interviste ai nostri relatori e alla scrittrice Titti Federico. Intanto un applauso di benvenuto a Titti Federico, che arriva da Massa Carrara. Grazie Titti per aver accolto il nostro invito e vi omaggiamo subito. Come avete visto, quest'anno abbiamo sempre una sorpresa musicale e di questo bellissimo brano che realizzerà per noi il violinista Ivos Margoni e il presidente del Conservatorio di Napoli, il professor Palma, ci descriverà il curriculum di Ivos. No. Il curriculum no, perché naturalmente è troppo lungo, nonostante sia un giovane ragazzetto. Lui ha studiato a Roma, soprattutto al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, soprattutto, e poi anche a Cremona. Giovanissimo mi è stato segnalato per essere particolarmente accurato filologicamente nelle interpretazioni. Quindi Ivos, tieni alta la bandiera del nostro conservatorio e a te la musica. Si dice Bach l'adagio, Thank you.
anche il capriccio numero 5 di Paganini. Guardate che un ragazzo di 20 anni. Ecco,